Ci riproviamo. Ditemi poi l'audio, ditemi tutto quello che non funziona. Vediamo un attimo se riusciamo a fare questa diretta con il profilo Triskel. Audizioni, ancora Donatella, l'audio non funziona. L'audio funziona, ok. Io aspetto che Barbara di Triskel Edizioni si connetta alla diretta per invitarla perché non riesco a invitare il profilo della casa editrice. Non so se è un problema di, non so cosa ci possa essere che non funziona. Però io non riesco da esterna a invitarla, probabilmente magari c'è qualcosa che impedisce l'invito diretto alle dirette. Scusatemi il gioco di parole. L'audio ondate ti fa il vocione. Bah. Io ho le cuffie, in teoria non dovrebbe farmi scherzetti. Vediamo adesso un attimino se riusciamo a farla, insomma. Sto aspettando che Barbara partecipi, tipo posseduta. Scusa, ma la mi fa morire sta cosa. Posseduta. Vabbè, ci manca solo quella e l'abbiamo fatta. Ecco, allora vedo Triskel. Vediamo se riusciamo a invitare. L'audio funziona bene, qui avete pareri discordanti sul mio audio, ma insomma. Instagram. Ce la Eccoci, possiamo fare! Ciao Barbara! ciao, Non ti preoccupare. scusa, No, è di che intanto. ci abbiamo messo molto più tempo la volta scorsa, non ti preoccupare. Diciamo, ma non arriva nulla e sono molto esperta di dirette live. Non ti Non arriva preoccupare. nulla, poi no, e non arriva perché se non entri di qui non è. Ok. Vabbè, Ciao. guarda, per me le dirette su Instagram sono ancora un mistero, le faccio Anche da, non per so, ma perché ogni tanto creano delle cose, me. delle Ma penso congiunture che. astrali. Infatti era capitato con questo account, con l'account Triskel, non siamo riusciti a fare una diretta con un'autrice, non c'è stato verso, abbiamo dovuto usare quelle personali perché non c'è stato verso. Vabbè, insomma, però è A importante che volte, siamo qui. ciao, è tanto un piacere conoscerti di persona. Noi in realtà ci Piacere siamo mio. già conosciute, forse al salone, ma chiaro che tu non ti puoi ricordare, io sono venuta a Ma comprare cose. il viso, Forse sì, io sono abbastanza sì, fisionomista, quindi ecco, sì. io no, però Sì. io sono venuta a comprare cose e quindi insomma da lettrice, quindi sono molto felice di averti qui e di Grazie. poter parlare con Grazie. te della tua realtà, della vostra realtà, e perché è una realtà molto virtuosa che secondo me vale la pena sponsorizzare il più possibile. Grazie. E Grazie. allora, intanto saluto tutte le persone che si stanno già Anch'io. connettendo, che sono già un buon numero, che sono tornate dopo la Mi falsa partenza di prima. dispiace, scusate. No, ma succede. E noi faremo assieme, insomma, un 30-40 minuti con Barbara e ho preparato per lei delle domande, sempre per aiutare anche chi ci segue a capire la casa editrice cosa pubblica, quali sono, insomma, le selezioni, modalità di selezione dei manoscritti, eccetera, ma soprattutto anche da lettori cosa potete trovare come valore all'interno della casa editrice. Così, insomma, se avete voglia di leggere qualche romanzo, spero che voi la conosciate già, ma nel caso speriamo di incuriosirvi, di farvi diventare lettori anche in target. Allora, Barbara, quando inizia questa avventura? Allora, l'avventura inizia nel lontano ormai 2013, febbraio 2013, quindi siamo già, andiamo per gli 11 anni quest'anno. È iniziata per ti dico proprio schiettamente, più un'intuizione che altro, nel senso che io quando ho aperto Triskel sono partita dopo un'esperienza avuta con una casa editrice americana. Io traducevo per loro e poi sono diventata, diciamo, coordinatrice del progetto italiano. E lì ho avuto la possibilità, quindi oltre a parte essere traduttrice, avere la possibilità di toccare con mano il mercato, perché comunque seguivo anche i social, seguivo un po' tutto, perché la realtà in America è molto grande, in Italia no, non c'era. E ho capito che c'era una. Allora, partiamo anche col dire che 11 anni fa non c'erano così tante realtà romance, perché sembra che siano tante, cioè adesso sono tante, ma 11 anni fa, anche se non sono tantissimi, hanno visto un cambiamento nel mercato veramente enorme. Quindi,
E non c'era assolutamente 11 anni fa una realtà romance dedicata al gay romance. Io lavoravo, questa casa editrice era gay romance, quindi ho detto: ma qui c'è una fetta di mercato inesplorata, perché era così. E quindi ho deciso di fare questo chiamiamolo esperimento, brutto da dire, perché non è che, insomma, però Certo, sì, l'intuizione c'era, tentativo, cioè che c'era questo tentativo, e tra l'altro. No, si è spento tutto qui. Tra l'altro, Non ti perché ho la luce preoccupare. qua, altrimenti non mi vedete, sono al buio. Tra l'altro, mi sono messa in gioco un po' in prima persona, nel senso che ho lanciato Triskel con un'autrice sotto pseudonimo, che poi ero io, non lo sapeva nessuno, perché Ah, volevo proprio ok. sapere. Sì, ho fatto tutto da sola, perché ho detto: se va male, vado male solo io, sostanzialmente. E non è andata male. Abbiamo portato il gay romance in Italia, anche italiano, perché il discorso è quello: c'erano tanti stranieri, ma io avevo percepito che c'erano anche tante autrici, soprattutto italiane, che volevano provare a scrivere questo genere, volevano essere prese in considerazione, ascoltate, perché ti assicuro che pubblicare gay romance in Italia 11 anni fa non è stato facile, No, e non è stato immagino. facile neanche essere accettati in tal senso. Dopodiché ho affiancato ovviamente al gay romance la parte romance, perché ho deciso: allora Triskel deve diventare comunque la casetta del romance, indipendentemente dal genere, quindi che sia romance tradizionale o che sia gay romance, LGBT, eccetera. E quindi 13 anni fa è iniziata questa bella avventura stancante, ma bella. Credo. E in 11 anni siamo cresciute decisamente, sì, siamo cresciute bene. Passettino per passettino, passo dopo passo. Ho sempre fatto tutti, diciamo, i passaggi proprio per crescere, li ho sempre fatti molto, molto Graduali. misurati, molto, molto graduali. Sì, poi io dico sempre, la mia formazione è ragionieristica e contabile, quindi comunque sono sempre stata molto attenta a ogni cosa, a ogni investimento, però, insomma, secondo me alla fine ha Ci funzionato, ha pagato. siamo, no? Ce Ci l'abbiamo. siamo. Siamo cresciute, abbiamo una struttura, abbiamo degli uffici, Certo. abbiamo, insomma, tanti collaboratori. È andata bene, dai, diciamo che è andata bene. Quanti titoli pubblicate voi adesso Allora, all'anno, Barbara? noi siamo 11 titoli al mese, Al mese. con Triskel e uno con Nua, ma perché sai che ho Sì, anche l'altro certo. marchio, ecco. Però con Nua sono titoli. Abbiamo un ritmo molto più lento, perché è anche letteratura diversa, un genere Certo. completamente diverso, che ha bisogno, no, non di una cura, perché è una brutta parola, ma di un modo di presentarlo diverso, con dei ritmi diversi. Il romance è molto più veloce, viaggia molto più veloce, di conseguenza devi stare anche molto più sul pezzo. Quindi abbiamo 11 titoli, ma perché con gli anni è stato un continuo crescere. È vero che bisogna, e noi scremiamo tanto, però proprio perché, allora, sulla parte gay romance siamo state fondamentalmente, possiamo dirle, le prime a crederci, nel senso proprio a dire: ok, noi pubblichiamo gay romance. E anche con romance noi riceviamo tantissime richieste. Ed è brutto quando arrivano così tante richieste, alcune sono veramente buone, dover dire: ti pubblico fra 24 mesi, ti pubblico fra 36, perché insomma, quindi abbiamo incrementato sempre di più le uscite. Siamo tornati indietro di una o due, perché eravamo arrivati a 12-13 ed è impensabile. Allora, ti dico la verità, il mio desiderio sarebbe di calarle e arrivare al massimo a 8 al mese, ma non perché le voglio seguire di più, le vorrei seguire di più. Anche se adesso ho una struttura che mi permette comunque di seguire anche gli autori passo passo, manina manina, vorrei dare più tempo anche ai lettori di conoscere questi libri, Certo. perché se ne escono così tanti, già in Italia lo sappiamo, cioè c'è un ritmo di pubblicazione altissimo, e è un dato di fatto che i lettori poverini non possono leggere tutto, per quanto le lettrici romance siano lo zoccolo duro dell'editoria. Io lo dico sempre, sono lo zoccolo duro, perché loro leggono, e questo è un fenomeno, secondo me, che io adesso poi divago, e No, fermami, no, perché io poi vai. quando parlo. È una cosa importante. Vai, vai. Perché se si pensa a tanti anni fa, quando le nostre mamme o le nonne o le cose andavano a comprare gli Harmony, cioè, ma ancora il Certo. discorso è che è rimasta tutta questa parte di lettrici, che poi si è trasferita oggi anche nel digitale, ed è tanto in libreria adesso, è ancora la parte, cioè, tiene in piedi Una l'editoria. buona Mi fetta posso del mercato, sì, permettere certo. una grossissima fetta del mercato.
E quindi ecco, ti dico, il discorso, noi usciamo con tanti titoli, vorrei proprio calarli, ma per dare più spazio anche ai lettori di conoscere il titolo, perché alcuni davvero scappano, ed Certo. è perché per forza, cioè 11 titoli al mese vuol dire che ogni 3 giorni tu hai un libro che in uscita. È un ritmo sfiancante per voi di È sicuro, ma fiancante anche per per chi noi, ma anche per i riceve. lettori, Certo. anche perché è un investimento anche per il Certo. lettore. Cioè, non entriamo nel discorso di pirateria, eccetera. Io parlo di lettori che acquistano e ce ne Certo. sono tante che davvero, anche perché poi con gli anni le conosci, le lettrici vengono a trovarti in fiera, sai quali sono quelle che poi sul sito, se acquistano sul sito, i nomi io me li ricordo anche. E cioè, sono persone che comprano tutto e io le ammiro tantissimo perché dico, ragazze, siete veramente. È un grazie enorme che io do a tutte queste lettrici, Certo. quindi vorrei dare più tempo, sì, per non perdersi dei libri, ecco, e anche non costringere, non che, sia io cost che le costringo a fare l'acquisto, però comunque pressarle un po' di meno, Un ecco, po' farle di sentire un meno, po' sì. più sì. Un po' più indietro, un po' meno Esatto. indietro con il ritmo di lettura. E magari evitiamo anche noi di far diventare grigie prima del tempo, perché Ecco. lo stress è, dico, un settore bello, ma un settore anche molto stressante, quindi ecco, insomma. Dunque, Tania fa una domanda che un po' anticipa la mia domanda successiva. Ah, Scrive: come ci non l'ho si visto. distingue nel pienone del romance che molti svalutano e sottovalutano? Un po' la domanda, insomma, che ti volevo fare adesso. Cioè, noi sappiamo che la maggior... Cioè, c'è poco da fare, il romance viene visto come un genere di serie B ed è Assolutamente. una cosa che mi fa incazzare, scusate, siamo in diretta, lo posso Anche dire, mi fa incazzare tantissimo, a me. perché in realtà è il genere che più avvicina i nuovi lettori alla Oh, lettura, cura. cioè è proprio una fucina, una creazione di nuovi lettori. E questo è fondamentale in un momento in cui si pare che si legga sempre meno. Quindi il romance, se riesce a veicolare, a far abituare alla lettura i ragazzi giovani, le ragazze giovani, e quindi ad abituarle, no? E poi a leggere anche altro, perché non è che uno legge solo romance, poi allarga i No, io suoi leggo tutto, io orizzonti. di tutto leggo, ma Ecco, non anche è. io. E quindi qual è il punto? Il punto è questo, no? Perché svalutare e poi alla fine, come dicevamo prima, la base economica di tantissime realtà editoriali, dalla tua a grossissime realtà editoriali, Sì, gruppi, sì, c'è sì, sì. poco da fare, è il romance. È quello, ma anche perché a me fa molto arrabbiare come a te questo snobismo nei confronti del romance. Perché, ah, vabbè, è una storia d'amore e finiscono tutte uguali. Allora, innanzitutto è vero, finiscono bene, va bene, ok. In un momento, tra l'altro, così triste, se anche le persone volessero leggere qualcosa che finisce bene, non vedo perché debba essere un problema. Ma il Chiaro. discorso è che all'interno di un romance non c'è solo lui incontra lei, si amano e finita. No, se una persona scrive romance e lo scrive bene, al di là che ci sono tantissimi sottogeneri ormai, quindi comunque ti puoi trovare il suspense, il romantasy, insomma, il paranormal, lo storico, cioè, te lo puoi trovare Di declinato tutto, in tantissimi sì. generi. Capisco che la linea di fondo sia la stessa, ma la bravura dello scrittore, e se vogliamo i trope, tutto quello che vuoi, eccetera, ma la bravura dello scrittore e della scrittrice sta nel creare una storia che appassiona, che coinvolge, e questo il romance lo dà se è scritto bene, perché poi sappiamo, per carità, non è che sto dicendo che tutto il romance è meraviglioso, ma il genere è un bellissimo Certo, genere, e certo. se coinvolge, quindi il fatto di considerarlo un genere di serie Z, secondo me, a parte che sbagliatissimo, ma è anche controproducente, perché se noi abbiamo visto un incremento nei lettori in questi ultimi anni, soprattutto in questi ultimi, diciamo anche questi ultimi 2 anni, proprio stringiamo i tempi, parliamo dell'avvento di BookTok, eccetera, fetta enorme di libri che sono stati Certo. spinti dalle BookTokers sono romance, perché Certo. li leggono, si emozionano, piangono tutte insieme o si esaltano tutte insieme, c'è il passaparola ed è uno dei pochi generi che crea questa reazione a catena. Quindi non vedo perché, solo perché non è alta letteratura, Sminuirlo. diminuirlo, cioè perché ognuno poi nella lettura cerca quello che vuole. Chiaramente, sono Non è d'accordo. perché leggi classici, leggi saggi, cioè io posso leggere qualsiasi cosa, ma in un momento della mia vita, a parte che posso anche leggere davvero solo una cosa se mi piace, ma se in Certo. quel momento della mia vita voglio anche leggere qualcosa che mi fa star bene dentro, perché devo essere considerata una persona che legge cose scarse? Spazzatura, Perché? Ecco, spazzatura.
Esatto. Sì, perché sono d'accordo, io sono una di quelle lettrici onnivore, che poi è una cosa che mi fa incavolare quando dicono ci sono più scrittori, un'altra falso mito, ci sono più scrittori che lettori e questa è una cavolata, perché io ricordo sempre a chi mi segue, insomma anche a chi è connesso con noi questa sera, tra l'altro siete tantissimi, quindi grazie, che insomma in teoria chi legge può anche essere che a un certo punto scrive, però non è detto che smetta di leggere, perché una cosa che si aggiunge all'altra deve sminuire la cosa precedente. Cioè uno Esatto. scrittore in teoria è anche e soprattutto un lettore, è chiaro che non è sempre Esatto. così, però quindi non è vera sta cosa che scrivono tutti, non legge più nessuno, perché non è che il passaggio toglie la base della lettura. Io ci sono dei momenti in cui, pur scrivendo gialli nella mia vita e facendo l'editor, quindi facendo sostanzialmente più l'editor di tutto il resto, sono una lettrice che ha bisogno di momenti di detox e mi leggo cose molto impegnate, diciamo, se vogliamo, ma ho dei momenti in cui mi faccio delle grandissime scorpacciate di romance e sono felice, e sono veramente felice. E quindi Certo, non capisco no, tutta questa. No. neanch'io, anche perché è poco lungimirante, considerando se parliamo dei grandi che lo sanno benissimo che il Certo. romance comunque ha un peso, Certo. quindi però fa comodo comunque avere Sì, questo, dire vabbè, avere quello il vende, cultura io pop nella abbiamo famiglia. de... Ecco, sì. poi come fare a spuntarla in questo mercato? Questa è una domanda difficilissima, credo che sia Certo. impossibile rispondere, perché negli anni sono nate tante realtà e alcune anche molto, molto valide. Tutte offrono, secondo me, la cosa bella che almeno che ho visto io nella concorrenza, perché poi è ovvio che le Certo. concorrenti le conosci, è un target leggermente diverso, nel senso che io ho notato che tutte noi case editrici che ci dedichiamo al romance abbiamo, perché ti crei una fidelizzazione, no? Anche Sì, una nel nicchia di lettore. mercato, Una lo nicchia, mettiamo. quindi magari per noi, per dire, chi ci segue, se io ti pubblico un dark romance mafia, magari per noi funziona meno che per un'altra casa editrice. Quindi Sì. anche queste piccole differenze che ci sono tra le case editrici, questo specializzarsi magari più in alcuni generi anziché in altri, secondo me può aiutare quantomeno a crearti un'identità. Ecco. Sì, certo. Però è difficile, anche perché noi pubblichiamo tanto, ma anche le altre case editrici pubblichiamo tanto, e quindi non è facile poi riuscire a far arrivare all'attenzione dei lettori perché poi diciamolo, tu puoi promuovere quanto vuoi un libro, ma è il lettore che decide se quel libro Certo. gli piace. Quindi, e lo dico da editore, quante volte ne abbiamo puntato su un libro convintissime perché era bellissimo, perché ci abbiamo fatto di tutto. Non è andato Rimane così. come avreste voluto, Ecco. E poi certo. invece arriva il libro che bello, perché per carità, se lo pubblichiamo, io dico sempre: se un libro lo pubblichi è perché ci credi, altrimenti non lo Certo. pubblichi. Però magari non, dici è carino, può avere il suo, però non è quel libro, magari o quell'autore forte, noto, o quel libro che magari in America è andato virale. Quindi è un libro normalissimo, ed è capitato anche noi questo mese, così, una sorpresa, ma è un libro, tra l'altro, Un'esplosione. uscito diversi mesi fa. E qui torniamo al discorso della riscoperta di alcuni titoli, perché magari, dico TikTok, ma potrebbe essere anche qualsiasi altra piattaforma, una lettrice, il passaparola fa tanto. Quindi è molto difficile, spuntarla è difficilissimo, questo è difficile. Io credo tanto, e nel mio proprio per come lavoro io, credo nella perseveranza e nel continuare con un obiettivo ben chiaro e con un modo di operare preciso e limpido e corretto verso tutti. Questo è il mio modo. Certo. Poi, se arriva la botta di fortuna, come è capitato a altre realtà e va benissimo, io spero che arrivi anche a noi, perché insomma ci siamo tanti anni e credo che sia bellissimo. Però intanto io persevero e mi creo comunque, e mi sono creata, me le sono creata comunque in 11 anni, insomma, un giro di lettori, di affezionati, di autori anche affezionati, perché abbiamo, io la fortuna, dico sempre, di avere, a parte delle collaboratrici molto valide, e anche delle autrici con cui, io dico autrici perché La maggior veramente, parte, sì. ecco, con cui si è instaurato un bellissimo rapporto di collaborazione, questo conta secondo me anche Certo. questo tanto. Veramente tanto. Certo. Sì, l'umore proprio con cui si lavora fa tanto anche per il lavoro editoriale, no? Per il prodotto chiuso e finito. Vedo che qualcuno sta facendo proposte editoriali in chat, non si fa, e questa è la prossima domanda che facciamo a Barbara.
Vai. Ma qui vogliono tutti pubblicare con te adesso. Come hai selezionato i manoscritti e soprattutto quante email ricevi al mese? Sono curiosa di saperlo. Sono allora, io stamattina ti dico al mese, e mi viene difficile dirtelo, però a oggi considera che io ho, dunque, sto pensando, noi diamo 3 mesi di tempo per la risposta, che diamo sempre. Questa è una cosa Sì. che io dico, positivo o negativa che sia, noi rispondiamo sempre. Non diamo la motivazione del rifiuto, per Vabbè, motivi, troppo impegno troppo questo. impegno e a volte anche un po' imbarazzante. Sì. E quindi preferiamo restare Va. sul Pago, no, grazie, sì, gruppo. grazie. Avevo un 120 manoscritti nella cartella, quindi sono comunque tantini, tanti direi, sia per Sì. Rainbow che per Romance, perché ne abbiamo le Sì, due. certo. Quindi diciamo che su 3 mesi facciamo una quarantina al Non sono mese, ma ci sono pochi. periodi in cui, no, non sono pochi, ci sono periodi in cui ne arrivano molti di più, periodi in cui ne arrivano di meno. Poi noi abbiamo già per un paio di volte chiuso gli invii, perché quando cominciano a oltrepassare un certo limite diventa anche, primo non voglio Difficile. far aspettare troppo le persone, e secondo diventa davvero difficile, cioè, anche perché io smisto, arrivano in cartella e vengono smistate alle persone che le leggono, in base anche all'inclinazione della persona, perché io non vado a dare a una persona che mi legge solo contemporary, per dire, non gli do uno storico, cioè, perché non perché Certo. non credo, non perché non credo che sia professionale abbastanza da darmi una risposta oggettiva, ma perché È comunque meno preferisco, se appassionata posso, però, e quindi giusto. esatto, assolutamente. E io la cosa che dico quando arrivano, cioè io, non io, quando mi chiedono questa cosa devono fare per mandare, cioè a cosa si deve stare attenti, no? Innanzitutto conoscere la realtà editoriale a cui si manda un manoscritto, mai mandare random i manoscritti, oppure come arrivano, e questa è una piccola chicca, mettete, se mandate lo stesso manoscritto a tanti editori, metteteli in conoscenza nascosta, perché quando ti arriva una mail con 40 editori nell'indirizzo, non è, Allora, vabbè. conoscenza nascosta è quel CCN che c'è di PCN, copia solito. conoscenza nascosta, che così almeno gli altri non vedono. Sì. Ecco, una presentazione minima è sempre Gradita. gradita, perché arrivano anche mail completamente vuote con file Ah, guarda. allegato manoscritto e basta. Questo mi ma sai che mi No, mancava questa? sì, Quella arriva email vuota. vuota. L'email vuota mi Vuota mancava. completamente, Ok. completamente, dice, va bene, va bene. Neanche il buongiorno di cortesia, insomma. No, ma infatti questa è una cosa, secondo me, che sottovalutano tantissimo sbagliando. Perché Ci sono bastano due persone parole. dall'altra parte, Esatto, cioè attenzione a chi non ci c'è sta un robot. seguendo. E quindi un buongiorno, buonasera, vi inoltro, anche perché noi chiediamo di mandare l'opera completa, la sinossi e due cenni di chi sei, non la Certo. biografia, giusto sapere chi sei, quindi insomma non è una richiesta. E quindi tante. Nel nostro regolamento c'è scritto chiaramente: se non rispettate le Le richieste, non richieste. verrà preso in considerazione. Poi alla fine io sono buona, giro lo stesso il manoscritto da far valutare, però comunque non è giusto, perché comunque c'è di là una persona che ti fa una richiesta, è il minimo, se ti interessa, Certo. perché è per te che lo si dice, no? Quindi se tu per primo dimostri di non avere interesse verso di noi, perché noi dobbiamo avere interesse verso di te? Perché il discorso è un po' così, È questo. una reciprocità. Vi ricordo che il Sì. rapporto con l'editore è una reciprocità, Esatto. ok? Anche con il lettore, in teoria. Anche con il lettore, no, assolutamente, anche con il lettore, sì. E poi, ecco, una cosa a cui io dico di stare sempre attenti, io questo, stiamo parlando di romance, quindi abbiamo appena detto che il romance ha una linearità, un inizio, uno svolgimento, una fine. Sappiamo benissimo che c'è l'inizio, poi c'è il momento insomma, il viaggio dell'eroe, comunque, no? Anche nel Certo, Roma, ma sì. sì, con un bel lieto fine. Quindi lo sappiamo tutti come finisce. La bravura dello scrittore è di rendere la storia interessante. E poi, signori, l'italiano. Io non faccio, ho detto la Triskel, ma come le case editrici in generale, ma anche se ce ne sono sicuramente che lo fanno, io non faccio ghostwriting, io non voglio riscriverti il romanzo, deve essere scritto da te, devi dimostrarmi che sei in grado di scrivere, Certo. cioè non è questione, perché poi noi l'editing lo facciamo comunque, quindi Chiaramente. non è che io voglio il libro perfetto, non mi interessa se mi fai infodump, te lo sistemo, cioè il discorso è. Non voglio un libro perfetto, ribadisco, però deve essere scritto in italiano corretto e l'ortografia e la grammatica cortesemente Sì, deve se essere ci corretta. vuole un anno di lavoro viene scartato. Bravissima, è questo.
Ecco, è questo. Perché poi mi hanno chiesto spesso, ma per te è più importante l'idea buona, scritta male, o l'idea scritta bene, cioè l'idea scritta bene? A Sì. parte che dovrebbero esserci entrambe le cose, ma io, so, un po', Non però si può, non è l'idea... tutto dalla vita, Barbara, sei pretenziosa, no? E la È vero vado a anche questo. prendere. Dico, l'idea buona scritta male, io non la prendo. Non mi viene perché io di perdere, perché poi, tu puoi dire non è una perdita di tempo perché se l'idea è buona, ho capito, ma ti devo riscrivere, poi esce col tuo nome. Diciamo che Se interno la casa questo... editrice è un po' difficile. Questo, spesso poi esistono figure professionali come la mia che lavoriamo da esterni e che Beh, aiutano l'idea buona a essere veicolata certo, in un italiano definito. è meno E male, dopo arriva, diciamo, pulita. sì. Però l'anno di lavoro per un editore è una perdita di denaro. Scusate se lo Sì, diciamo in diretta. sì, sì. È No, un editore, è un'azienda, bisogna anche essere consci di questo e non si può perdere un anno di lavoro dietro un testo perché ne risente tutta la macchina e il ringrazio di benessere aver dei ascoltato collaboratori, insomma, quindi cioè. anche il mio, sì, tutto di tutti. Beh, tu sai, tu hai un po', essendo il capo, hai un po' il dovere di soffrire, no, scherzo, Sì, però tu hai però è toccato così, però sì, è così. un tasto molto importante, il discorso che questo è un lavoro, non è un hobby. Questa è una cosa che Esatto. vorrei che arrivasse, e lo dico anche alle persone che ci stanno seguendo, perché io sono stata a una fiera dove in parte lo stand, in parte questo signore, io ero sul punto di andare là, poi ho detto Barbara, lascia Lascia stare. perdere, ecco. Sa, dice al cliente, ma questi libri sì, no, ma perché poi insomma alla fine noi cioè, non lo facciamo per i soldi, è per passione. Cosa stai dicendo? Cosa vuol dire? Cosa stai dicendo che io sono qua che lavoro 12 ore al giorno quando Sì. va bene, 7 giorni Infatti al giorno? il Salone del Libro di Torino è tutto un business sulla Ecco, simpatia, ma cioè, cosa stai dicendo? È scusate. un'attività, paghi le tasse, hai dei dipendenti o dei collaboratori, ma secondo te, ma io devo campare d'aria? Cioè, è una cosa, però un pochino questo arriva poco anche ai lettori, perché pensano, ma sì, cioè, o pensano i grandi editori, allora sì, è un'azienda grande, ma gli Sì. editori piccoli un pochino li vedono come l'editore, ma che lo fa così per hobby. No, io non ho un lavoro, questo è il mio lavoro, io ho lasciato il mio lavoro, io sono l'editore di Trischi Renoir. Ho tutta la responsabilità civile, penale, Certamente. giudiziaria, insomma, economica, quindi perché deve essere calcolato così come una... vabbè, questo piccola No, parentesi perché l'hai toccato il discorso è molto penale, ma importante. secondo me è importante, sì. È molto importante perché anche a me a volte dicono: ma tu di mestiere cosa fai? L'editor. Ma di Ebbè, mestiere? Sì, l'editor. Faccio il mestiere. Ok, ma cioè, sì. E e che ci cosa... vivi? Sì, lo faccio anche io dal 2013. Sì, ed è un lavoro come un altro che ha bisogno di preparazione come tutti gli altri e certo che se campo del mio lavoro sono in grado di fare il mio lavoro, questo dovrebbe portarti a Certo, credere che così le case editrici certo. più vivono lunghe nel tempo, no? Hanno una durata nel tempo. Ci sono editori che nascono e muoiono nel giro di 3-5 Tanti, anni, sì, sono ok? stati tanti, sì. Perché non c'è purtroppo magari una preparazione imprenditoriale che guardate. Che è una cosa fondamentale quando qualsiasi mestiere, insomma, non tutti sono portati per avere una preparazione imprenditoriale. Però gli editori come Triskel, che esistono ormai da appunto quasi 11 anni, significa che c'è solidità. E se c'è Sì. solidità e c'è un progetto, una visione a lungo termine imprenditoriale, è anche bello riuscire a essere parte della famiglia a livello editoriale, no? Quindi io consiglio a chi vuole iniziare un percorso anche come autore o autrice. Cercate realtà sane anche da questo punto di vista. Qui è sano che l'editore, in questo caso Barbara, dica: io ci voglio mangiare, io devo far quadrare i conti, devo far Sì, stare in modo anche sano le perché mie collaboratrici, pagare i diritti, le gli autori vanno royalties, pagati, non vanno è, pagati. cioè, Ecco. è che non è così È un scontata, piccolo questa... No, vizio, cioè virtuoso e non vizioso, ok? Quindi è chiaro certo. che una casa editrice sana pensa anche al bilancio, come è giusto che sia. Sì, assolutamente sì. Cioè, Però, come la famiglia, insomma, non è che uno esatto. va a fare la spesa e affama i figli, si spera che riesca a sfamarli questi figli, insomma, no? Teoricamente dovreste. E io poi infatti li sento un po' tutti come figli. Ho visto i collaboratori, Ecco. gli autori sono un po' come i miei bambini, quindi vabbè. No, mi fanno ridere certi commenti che E spesso non fanno, lo però ironici. leggo io, cioè sì, li No, vedo, ma non li sto ironici che leggendo. dicono la casa editrice, è certo che questa cosa per cui l'editore vuole anche mangiare, no? Come per dire, Beh, e anche pretendiamo bere ogni troppo. È tanto. anche vero, no? Fa molto ridere. Allora, Barbara, io ti faccio un'ultima domanda. Poi se tra di voi ci sono persone che vogliono fare altre domande, Sono qua. volentieri, abbiamo ancora 10 minuti, non vogliamo stressarti troppo, ma insomma. Ma Allora, figurati.
si parla sempre delle realtà medio-piccole e si parla di questo argomento trito e ritrito anche senza sapere bene di cosa si sta parlando spesso, che riguarda la distribuzione, no? Ti dicono, movimento la distribuzione di Mondadori, haha, ok. Come funziona la distribuzione per la tua realtà? Quanto è importante appunto magari lo store online, il vostro negozio diretto, Amazon e tutte queste piattaforme di pubblicazione, di distribuzione appunto online? E una piccola domanda anche sul self. Voi avete pescato e pescate anche andate in cerca anche di ripubblicare autori self, per esempio, oppure no? Sì. Più che ripubblicare, cerchiamo autori, lo stiamo facendo anche adesso, autori self che magari appunto hanno titoli che possono interessarci e Sì. chiediamo se hanno voglia di scrivere qualcosa per noi o lavorare con noi per scrivere un libro. Questo sì. Sì, lo Sì, fanno perché tutte le alcune case set, editrici, io questo ve lo sì. dico, lo fanno Sì, tutte. no, lo so, perché comunque ci sono autrici self che sono molto valide. Cioè, è vero, il self, c'è di tutto, c'è di tutto, però Certo. se li riesci a trovare, ecco, cioè, Certo. assolutamente, Scouting si fa, ovviamente. le riesci a trovare. Allora, per quanto riguarda la distribuzione, che domanda? Allora, distribuzione ovviamente è essenziale, mi sembra che sia Certo. logico, sia digitale che cartacea. Allora, per quanto riguarda la distribuzione digitale, noi siamo presenti su tutti gli store, quindi abbiamo il nostro store online che però ti dico alla fine ha un'incidenza sul fatturato, il fatturato sulle vendite, diciamo mensili, non poi così bassa, è veramente Importante. bassa, sì. Ma soprattutto perché secondo me pecca della comodità che hanno gli altri store. Perché se Certo. tu compri su Amazon e hai Kindle, ti arriva sul Kindle. Se lo compri su Kobo, Non ti arriva passa su neanche un Kobo. secondo Esatto. Se proprio. tu invece acquisti, noi ad esempio sul nostro sito li vendiamo in tre formati, cioè tu scarichi il libro in tre formati, quindi lo puoi mettere ovunque, ma non ti arriva direttamente. E sappiamo bene che nel mondo veloce in cui siamo, tutti vogliono avere tutto a disposizione. Quindi diciamo la percentuale è bassa, Certo. però la manteniamo lo stesso perché ci permette anche di fare sconti di altro genere, giocare un pochino di più su cofanetti, cose di questo tipo. Siamo presenti su Kobo, su Amazon, su Street, sì, tramite sì, su Street come distributore, su Google, su IBS, e Amazon ha un peso Notevole. notevole sicuramente, sì, ha la percentuale del fatturato Amazon rispetto agli altri è nettamente superiore, insomma, è altissima. Anche se devo dire che c'è, secondo me, una differenza, io qui di differenza ti parlo non in termini di numerici, ma in termini di proporzione. Kobo vende molto più romance tradizionale rispetto ad Amazon. Ti ripeto, non in numeri, parlo di Certo. percentuale. Quindi Kobo è molto, cioè se io guardo le mie vendite su Kobo, cioè, i top seller sono tutti romance tradizionale, mentre Ok. su Amazon sono tutti gay romance. Quindi c'è Ok. probabilmente una Uno spostamento distinzione, proprio del lo spostamento target. del. Sì, esatto. Per quanto riguarda invece, e lì la distribuzione è molto democratica, nel senso che quella non la decide, tu metti il libro e lo store te lo mette in vendita. Non ci sono, non c'è Certo. modo di trovare scorciatoie, ecco. Per quanto riguarda invece la distribuzione cartacea, lì si apre una pagina un attimino più complicata e complessa, Certo. perché per distribuire nelle librerie, e anche questo l'avrai notato in questi ultimi anni, proprio per il discorso che dicevo, il romance sta entrando tanto nelle librerie. Prima c'è stata una resistenza da parte dei librai, perché era evidente, adesso secondo me questa resistenza si sta Viene vincendo un po' e meno. viene meno, e quindi sì. Si arriva in libreria a fatica, però si arriva. Per arrivare lì in libreria tu ti devi affidare un distributore e lì non puoi farci niente. E non è il distributore, adesso non sto colpevolizzando i distributori, però per dire, Certo. non è una macchina come può essere lo store online dove carichi e va in vendita. No, qui ci si affida delle persone che presentano il tuo libro ai librai, i librai decidono se ordinarlo o meno. E tu editore non hai voce in titolo, cioè lì in mezzo tu non ci puoi fare niente. Se il libro, allora, o meglio, puoi pestare i piedi, puoi non dico alzare la voce, ma far presente le tue ragioni al distributore, alla rete Certo. promozionale. Questo libro deve andare, dovete ascoltarmi perché c'è
Ecco, se posso, e poi qui probabilmente mi picchieranno il nostro distributore. No, non è vero. C'è, l'ho già detta questa cosa, c'è poco ascolto a volte da parte della rete di distribuzione. Se io ti dico che questo libro, io ci sto puntando perché è un buon libro, tu mi devi credere. Tu mi devi dare la possibilità di far arrivare questo libro in libreria. Perché se io arrivo in libreria e non lo trovo, oppure il lettore va, chiede e te lo ordino, magari il lettore poi non torna, oppure Sì, scrive a chiaro. noi. Ci sono gli autori poverini che poi noi abbiamo optato per tanti titoli per il print on demand, perché comunque riteniamo che, soprattutto per una determinata fetta di produzione, sia la scelta ideale. Si risparmia in termini di carta, che è la cosa essenziale, perché vedere ogni anno, quando noi ogni 2 anni buttiamo al macero centinaia e centinaia di libri, a me, Stringe semplicemente, il cuore. quindi è inutile fare tirature altissime per poi doverle buttare. Quindi optiamo per il print on demand. E anche questo è una soluzione che anche il nostro distributore, noi siamo distribuiti a Messaggeria, quindi comunque un distributore Certo. importante, e anche È loro il primo hanno, in Italia, sì, insomma. anche loro hanno spinto in questa, Sì. insomma, Per perché, non avere i magazzini sovraffollati, esatto, c'è poco da non ce l'hanno fare. loro, non ce l'abbiamo noi, non si butta via carta, cioè è un modo anche davvero per stare un po' attenti all'ambiente e anche proprio allo spreco, perché anche perché il Certo. libro lo sai anche tu, dopo 2 anni, se resta qui un anno all'aperto, cosa faccio? Io non lo distribuisco più in libreria, mi si ingiallisce, cioè, si Certo. fa polvere. Il problema è che col print on demand questo è proprio un problema radicato ancora nelle librerie, cioè il print, sia perché secondo me si appoggiano a un sistema diverso dai libri inviati, diciamo, chiamiamoli in tiratura. Quindi spessissimo non lo vedono disponibile, perché ovviamente tu al distributore non puoi mandare nessuna copia perché si chiama print on demand, finché non c'è il Certo. demand la print non parte, però il libraio non lo vede e spesso la risposta che dà è non c'è il Non ce libro, non l'ho, non ce l'ho, esiste, sì. non anche non Sì, esiste, e sì, quindi sì, sì. è difficile, il rapporto con la distribuzione è difficile, difficile, cioè, c'è una... Ci vuole una costanza, come ti dicevo prima, e un'insistenza soprattutto verso, cioè per sensibilizzare proprio chi deve operare sul territorio, non tanto la mamma, cioè Certo. Messaggerino e la mamma, poi ovviamente ci sono le reti che escono, no? E quindi sensibilizzare questi, diciamo, promotori e i librai a accettare anche la parte del print on demand, perché non è la, attenzione, perché non stiamo poi parlando del print on demand di Amazon, che esiste, va benissimo, tutto quello che vuoi, dove il libro è stampato in un certo modo. Noi i libri li stampiamo con la copertina lucida, anche in print on Se demand. con Il la cura di un certo prodotto, la tipo. cura c'è, non è che il print, perché si era un po' legati tempo fa a questa idea, cioè che il print on demand fosse un libro di scarto, non è assolutamente vero, non è assolutamente Sì. vero. Semplicemente sono micro tirature, cioè ti stampo le centinaia di copie per dirti, e non faccio la tiratura da migliaia, ma Sì. la stessa. Io avendo vinto il torneo Io scrittore, il torneo letterario Io scrittore, ho il primo Quindi. romanzo della mia serie in print on demand e tanti vengono a dirmi lo devo ordinare su Amazon perché se vado dal libraio mi dice che non esiste ed è impossibile perché poi lo vedo. Ed è la stessa cosa che anche i La grossi gruppi stessa editoriali, cosa. per esempio per i tornei letterari, per queste cose un po' più Poi piccoline, che io. ognuno tenta, Sì. no? Fanno delle Sì, tirature piccole piccole, prima di piccole. capire se vale la pena di Certo. andare, Poi insomma, perché poi è anche lì oltre. il discorso che poi può partire in titolo. Certo. Poi io capisco anche i librai, perché proprio come dicevamo prima, con migliaia di titoli che escono, è Certo. impossibile che il libraio possa tenere tutto. E su questo sono Sì. la prima a dirlo, cioè non mi aspetto che tutti i nostri titoli siano in vista. Presente. Ma se Sì. un libro, un titolo, ti dico questo è importante, Spingimelo, allora, sì, dimmelo, perché certo. comunque è importante sia per me, ma anche per gli autori che si appoggiano a noi. E io Certo. so che loro, cioè i nostri autori si fidano proprio perché io, come ti dicevo prima, io ho improntato molto sul rapporto con loro sulla trasparenza, il bello e il brutto, io lo dico chiaro, come lo sto dicendo qua. Cioè, quindi non... Però sai, a volte uno può dire, ma sarà vero quello che dice questa, o è perché non la vogliono distribuire, o perché il libro non c'è? No, no, c'è. È che ci sono delle dinamiche di distribuzione sotto che sono veramente complesse Sì, e
insomma, non è facile. Io Quindi. penso che da editore, da editrice nel tuo caso, insomma, sia stata forse la cosa più difficile da organizzare, credo. Io credo che la distribuzione Difficile. sia lo scoglio, uno degli scogli più difficili. Sì, Perché comunque sì. arrivare a messaggeria non è neanche scontato, eh? Come No, contributo non è. economico, come. Infatti ti dico che è stato un passo che ho fatto dopo una lunga riflessione, Immagino. perché comunque, Ha un vabbè, poi non entro impatto. nel dettaglio, però se, Sì. insomma, sì. No, no, io lo dico anche per chi ci segue, sappiate che l'editore è vero che a fronte, cioè vi lascia una piccola fetta di diritti a fronte, insomma, di una grossa fetta che si tiene, ma vi assicuro che in quello che si tiene, cioè, i costi vivi sono davvero tanti. La distribuzione è quello che si mangia, io credo, il 60%. Stavo per dire quello, quindi fai conto su un prezzo. Infatti, anche questo cerco anche perché io, come ti dicevo, ho fatto anche un po' di formazione ai miei autori, soprattutto all'inizio, e cerco di farlo anche con i lettori, perché il mio motto è che informare uguale formare. Quindi, quando le Certo. cose stanno, le capisci. Su un libro, facciamo un libro di 10 euro, okay, facciamo 10 euro, 60% va alla distribuzione, Sì, è poi un c'è la bel stampa. pezzo. Eh sì. Dai un tot, facciamo 1 euro, lo dai all'autore, quindi da 60 ne restano, quindi da 4 ne restano 3, di queste 3 devi fare la stampa, quindi 3 euro, facciamo che costa 1,50 euro la stampa, e con quell'1,50 euro che ti resta su 10, tu devi anche coprire i costi. È vero che c'è tutta la parte del digitale, quindi diciamo Chiaramente. quello che incassi col digitale, incassi col cartaceo, vanno a fare monte per coprire i costi di produzione, quindi la traduzione, l'editing e tutto. Però è 1,50 euro copia, quindi resta veramente poco. Cioè, sui cartacei, sulla distribuzione cartacea, resta veramente pochissimo l'editore. Chiaro, chiaro. E mi sono persa. No, no, che No, volevo dire una cosa importante della distribuzione. Ecco, e poi un'altra cosa che spesso i lettori storcono il naso, e io colgo l'occasione qua per dirla: c'è una legge ben precisa che non permette agli editori di fare gli sconti che vuole. Quindi, quando gli certo. lettori si lamentano, però ci fate gli sconti sugli ebook, però non ci sono mai con gli sconti sui cartacei, perché non si può. Perché la legge nuova sugli sconti dei cartacei è il 5%, puoi fare il 20% una volta all'anno, oppure puoi mettere in sconto dei libri che non vendi più da X anni, cioè sì, scusami, E che non vai sono nella parte economica, più. diciamo, no? Però dico, non puoi neanche farlo, quindi non solo guadagni pochino, ma per quello parlavo prima del macero, io metti che ho 100 copie da mandare al macero, ma lasciamele vendere a prezzo di Sì, costo, che almeno non le butto, non lo puoi fare. lo Perché se il libro so. non è stato movimentato, perché se il libro viene modimentato, tu non puoi scegliere lo sconto che vuoi. Quindi è complesso, è assolutamente Certo. complesso. Sì. Infatti. Chiedono, per esempio, questa è una parte della risposta è stata già data da Barbara. Chiedono, io volevo sapere come mai non di tutti i libri ci sono i cartacei. Questa è la risposta, un pochino, Allora, no, dei nostri tutti i libri hanno i cartacei, a no? meno che non siano troppo. Tutti sono in cartaceo, a meno che non siano minuscoli. Perché se noi abbiamo un librettino da una novella, la novella non la mettiamo in cartaceo Questo sottolineo a chi a volte io dico spesso alle persone: sì, ma 130.000 battute sono un po' poche per è un casino. investire in un cartaceo. Chiaro che un ebook si può fare, un Sì, però cartaceo, capite che non è no, no. abbastanza. Noi abbiamo pubblicato in cartaceo delle novelline, ma perché tipo abbiamo pubblicato tutta la serie di T. Harrison delle razze antiche, e aveva tutta una serie di novelle abbinate, quindi quelle le abbiamo, ma non riesci nemmeno a fare il Lo dorso, cioè il titolo sul so. dorso non c'è perché non ce la fai. Però i nostri libri sì, adesso a memoria, forse magari qualcuno molto vecchio non c'è, perché ecco, bisogna considerare che ci sono anche i diritti da trattare. Se l'autore Certo. decide che ti vuole dare solo i diritti del digitale, e sono solo i diritti del digitale. Così come un autore, e qui dirò una cosa che fa un vespaio, te lo dico subito, così come quando si interrompe una serie, cosa che noi non facciamo praticamente mai, non è sempre volontà dell'editore. Nel Certo. senso che se una serie non vende, l'editore, come abbiamo detto prima, non fa beneficenza.
Quindi se una serie non va e noi lo vediamo, magari ai lettori sembra che perché piace tantissimo, ma per noi ha venduto 50 copie ed è, se fai un investimento non puoi portarla avanti. Ma a me è capitato, ed è capitato davvero recentemente, con un autore che scrive benissimo, avevamo preso tutta la serie di 6 o 7 libri e dopo il terzo mi ha detto lui, guarda Barbara, lasciamo perdere, perché i risultati, è vero, gli affezionati, oh, è bellissimo, è bellissimo, è bellissimo. Io sono in perdita sparata, lo dico. Lo dico che lo nego su questi libri in perdita sparata. Lui, vedendo il report, mi ha detto: guarda, facciamo così, lasciamo stare, interrompiamola, perché è triste per me vedere che non vengono letti, è triste per voi che comunque accollate delle spese Certo. per dei libri che non stanno andando. Quindi questa cosa può capitare e a me dispiace tanto perché io capisco che i lettori restino delusi, ma lo fa anche Netflix, se non ci sono abbastanza spettatori in Chiaramente. Italia. E quando ci sono i lettori che dicono: ah, io aspetto fino che esca l'ultimo, se no non li compro, quello è il lettore che non fa funzionare la serie. Ma Perché certo. se tu aspetti l'ultimo, cioè è tutto molto relativo, dipende da che parte la guardi. Io poi, noi davvero di serie interrotte, giusto questa, che è stata una delusione, ma proprio perché io ci tenevo tanto, è una bellissima serie noir, tra l'altro, è gay romance, ma con una sfumatura noir molto bella, però succede. E anche l'autore a voce in capitolo, se vede che i risultati non sono buoni, ha tutto il diritto di dire: guarda, io voglio Smetto. rescindere il contratto. Queste Sì, sono certo. cose brutte che uno magari non dovrebbe dire perché dovrebbe far vedere solo il lato bello, ma sono cose perché, proprio perché è Fare lavoro. impresa prevede anche fallimento e rimettersi in discussione. Di tutto in Esatto. generale, perché adesso noi non siamo abituati, ma insomma anche chi fa grosse produzioni, chi Kinder, cose varie, insomma, se buttano sul mercato un prodotto che non va, sparisce e nessuno se lo ricorda più. Manca Cioè, perché? supermercato, eh. Cioè io amavo dei biscotti che dopo un paio di mesi non c'erano più perché Spariti, probabilmente ecco. è così, cioè quindi è brutto che succeda per i libri perché uno magari si affeziona. Diciamo che sui grandi editori capisco di più la rabbia magari dei lettori perché dici, cavolo, siete dei Certo, grandi editori, sì. però Però ci sono tante, tante variabili da tenere in considerazione. sì, anche lì la legge dei grandi numeri, il grande editore, se non ti Esatto. vende a meno 5.000, ti dice, vabbè, però comunque non mi conviene, è la stessa cosa, insomma. Esatto, la stessa cosa. Quindi, Allora, ti faccio un'ultima domanda di Monica, poi ti lascio andare perché veramente se no ti tengo in ostaggio. Allora, Mi piace. quale autore di romance mail to mail vende di più o ha avuto un particolare riscontro di pubblico tra i vostri, per esempio? Ebbene, abbiamo avuto TJ Clune, nel senso che noi abbiamo portato TJ Clune in Italia 9 anni fa, quando e la Packard. Cioè, diciamo che noi abbiamo avuto due autori molto, molto grossi, che adesso ha preso Mondadori, appunto, nel senso che la serie di Wolfsong l'ha rilevata Mondadori, tenendo la nostra traduzione, e C.S. Packard con la trilogia del Principe Prigioniero, il secondo libro poi è uscito, cioè il secondo libro, un altro romanzo della Packard che è Dark Side, è uscito con Mondadori, al di là che non era in target con noi perché uno young adult fantasy non era, però loro hanno venduto e cioè, di Clune abbiamo altro, quindi continua a vendere e la Packard, considerando che è uscita 6 anni fa, è un long seller perché comunque Certo. continua a vendere. Quando abbiamo pubblicato la trilogia unita, quindi l'Omnibus, ha venduto tantissimo in un anno solo di cartaceo, quindi sì, diciamo che loro due sicuramente sono anche quelli che ha notato anche Mondadori, ecco. Certo. Poi abbiamo tanti altri autori gay romance, abbiamo la Nicole N.R. Walker che la vende bene, Charlie Cochet vende bene, Abigail Rue ai tempi ha venduto bene. Ecco, poi io ti parlo di stranieri, poi ci sono anche Certo. italiani che vendono molto bene, sicuramente. Allora Andrea fa l'ultima domanda che mi fa piacere, insomma, se riesce a rispondere poi veramente ci salutiamo. Chiede Dimmi. quanto vende mediamente un libro e ovviamente lo chiede per la tua realtà. Mediamente difficilissimo perché mi abbassi tantissimo la media, perché è brutto da dire, ma ci sono libri davvero che superano di poco 50 copie, ti dico 100 Sì. copie, e poi abbiamo libri che hanno fatto 12.000 copie. Quindi Ecco. la media è veramente è difficile. Gli E quel estremi libro, quasi.
Libro, ad esempio, che ti dicevo l'altro giorno, che prima, cioè che ha venduto tanto in queste ultime settimane, anche se è un libro datato, ha venduto 4.000 copie in poche settimane. Sono Quindi buone. dipende, io ti parlo di copie in generale, non faccio distinzione cartaceo e ebook perché comunque sono copie, non voglio essere quella che no, perché siccome non è cartaceo allora non vale. No, perché io sono dell'opinione che sia sempre un libro, a Certo, prescindere. E certo. poi E ci sono sono sempre invece, lettori, e sono sempre lettori, importante. bravissima. E poi ci sono libri invece che davvero, quello che ti dicevo prima, magari ce la metti tutta, come in questa trilogia che ho dovuto interrompere perché arriva veramente a poche copie. La media però ti dico, io credo che, perché mi sono anche informata un po', la sai, leggi, l'Istat, eccetera, è molto bassa la media, se vogliamo prendere la media proprio Del di tutti gli singolo, editori, sì, è certo. proprio molto bassa. Però per noi del libro che va bene, diciamo, un libro che va bene di media, siamo sulle migliaia di copie. Che è una buona cosa, comunque un ottimo risultato, soprattutto se una persona non ha già un pubblico di riferimento e quindi si crea un No, anche pubblico, perché noi tanti, grazie. cioè quasi tutti li abbiamo, E sono cioè emergenti. difficilmente, sì, ne abbiamo pubblicati tanti. Sì. Allora, con questa ultima riflessione, che è un complimento, volevo salutare e ringraziare Barbara per la sua disponibilità. Qui Grazie a voi, grazie a te di questi avermi devono invitato. comunque, sentendo parlare l'editore, nonostante l'orario pre-cena, traspare più passione che fame. Quindi anche un po' Sì, per dire, quella non mi manca, guarda, quella non mi manca. no, vabbè, no, l'attenzione comunque. Al bilancio, guardate, perché in Italia è sempre una cosa sempre una cosa brutta parlare di soldi, ma insomma, serve anche con gli scontroni. Però, no, anche il È giudice è fatto misurabile, bene. no? È Sì, è fatto misurabile. bene perché appunto deve passare che è un lavoro, cioè c'è gente che lo fa Ci solo il lavoro, non per mancherebbe, lui. Cioè, tutte e perché due noi, non è un divertimento, cioè, non che poi puoi ghiaccia, è un altro pretendere discorso. professionalità e gratuità allo stesso tempo. È praticamente No, impossibile. Le competenze, esatto. soprattutto quando uno se le riconosce, vanno pagate dal normale, quindi Sì. insomma ricordate questo, soprattutto voi che avete Sì. seguito. Io, Barbara, ti ringrazio tanto, Stefania, grazie, grazie tante a te. grazie a E tutte le grazie a persone tutti che ci hanno quelli che ci sono seguite. stati, che ci hanno seguito, che mi sono emozionata. Bene, e niente, speriamo di ritrovarci per Volentieri. parlare anche e soprattutto delle tue autrici, di alcuni titoli. Io volentieri, se ne voglia, di Volentieri. mandarmi qualcuno per fare qualche diretta, io sono super a Volentieri. disposizione perché parlo Certo. spesso, faccio spesso dirette anche e soprattutto con scrittori, con autori. Gli editori li sto integrando pian piano anche per mostrare chi c'è dall'altra parte, che sono persone, non mostri. No, Ok. non siamo cattivi. Grazie ancora, buona serata a Grazie, tutti e grazie a ciao. te. Grazie, grazie a tutti. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.